Nel video di oggi vi farò vedere la tecnica che ho utilizzato per creare questo motion blur colorato e vi farò vedere anche come applicarla a qualsiasi animazione voi vogliate. Mi chiamo Gabriele Montinaro, sono motion graphic designer. Nel 2016 ho aperto After Effects per la prima volta e da quel momento non ho più smesso di fare animazione. In questo canale vi racconto quello che ho imparato e quello che continuo a imparare in questi anni come motion designer freelance. Benvenuti nel video di oggi. Come già vi ho anticipato, oggi vedremo come realizzare un motion blur colorato. A differenza di come magari vi immaginate, non utilizzeremo il motion blur di After Effects, ma andremo a creare un motion blur personalizzato tramite un effetto che si chiama Echo all'interno di After Effects. Prima di iniziare vi ricordo che per supportarmi e per farmi capire che vi piacciono questi video e ne volete di più, vi basterà iscrivervi al canale e mettere mi piace a questo video. Vi ricordo anche che se volete accedere alla community che ho creato che si chiama Motioners, dove all'interno siamo più di 1000, siamo tutti appassionati di motion graphic e animazione, trovate il link in descrizione per accedere al gruppo, è totalmente gratuito. Inoltre, come ultima cosa, vi ricordo che il file di progetto di questo tutorial è scaricabile in modo totalmente gratuito dalla mia pagina Gumroad e trovate il link in descrizione anche per quello. E niente, ora vi lascio al tutorial. Allora, come prima cosa analizziamo questa composizione che ho creato, dove abbiamo un background di sfondo, un solido bloccato, e una sfera che si muove da sinistra verso destra in 2 secondi. Ora, molto semplicemente, l'effetto che dobbiamo andare a utilizzare è l'effetto eco che andiamo a cercare qua nel pannello di Effects e Preset. Se non avete questo pannello, vi basterà andare qua su Windows e cliccare qua su Effects e Preset. Cerchiamo l'effetto eco, questo qua, e andiamo a trascinarlo sopra il nostro livello sfera. Come vedete, è successo qualcosa, ma ora capiamo meglio cosa è successo. Andiamo ad analizzare un attimo le opzioni che abbiamo. Abbiamo un'opzione che si chiama Echo Time, Number of Echoes, Starting Intensity, Decay e Echo Operator. Ora, concentriamoci un attimo sui primi due valori. Fondamentalmente l'effetto Echo cos'è che fa? Va a creare delle copie del livello a cui noi applichiamo l'effetto con un ritardo dei secondi che vogliamo. Cosa significa questo? Che se io qua, innanzitutto notiamo subito che abbiamo una sola copia. Se io qua come echo time secondi faccio meno un secondo e mando in play, quello che succede è che la copia che lui mi crea partirà con un secondo di ritardo rispetto alla sfera principale. Vedete? Ovviamente posso andare a aumentare il numero di questi echo. Possiamo fare ad esempio 5. Ok? Quello che succederà è molto semplicemente questo, ossia che ogni copia verrà creata con una differenza di un secondo rispetto a quella precedente. Ok? Detto questo, abbiamo capito che possiamo gestire il numero di copie e il tempo con cui una copia si crea rispetto a quella precedente. Perciò, per creare una continuità, quindi una sorta di motion blur, quello che facciamo cos'è? E andare semplicemente a modificare questi valori andando a abbassare l'echo time, quindi la differenza di tempo tra una copia e l'altra, con un valore abbastanza basso, ad esempio 0,05. No, ho sbagliato, ho messo 5, 0,05. Ok, e vediamo che essendo il tempo minore, lo spazio tra una copia e l'altra diminuirà. Ora, notiamo che ancora vediamo la forma del cerchio, vedete? Se io mando in play questa cosa qui, notiamo che comunque si crea una sorta di serpentello dove però queste linee ci fanno capire che sono dei duplicati della shape principale. Per evitare questo dobbiamo abbassare ancora un po' la differenza di tempo tra una copia e l'altra. Mettiamo 0,1. 0,01. Vedete? Essendo molto vicine tra loro, andiamo a creare una sorta di continuità della nostra shape. Perciò, tramite l'echo time noi gestiamo la distanza tra un duplicato e l'altro. Con il number of echoes andiamo a gestire la lunghezza del nostro echo. Perché più copie saranno da creare, più la nostra linea sarà lunga. Ora, il valore interessante che a noi ci interessa più di tutti è il decay. Il decay cosa ci permette di fare? Andiamo ad esempio a 1 secondo. Il valore di decay ci permette di gestire
L'opacità tra la prima copia e l'ultima. Con un valore di 1 noi abbiamo tutte le copie, ok? Con un'opacità del 100%. Più abbassiamo il valore, più si crea una sfumatura tra una copia e l'altra. Poi abbiamo questa opzione, che è l'eco operator, che è un add. Semplicemente questa opzione cosa ci dice? Che tipo di blending mode ha ogni copia rispetto all'altra. Infatti sarebbe praticamente questa opzione qua, vedete? Add è come qui, però lo va a applicare sulle copie. Fondamentalmente quello che succede è che adesso con add, qua essendo bianco, non lo notiamo, però se ad esempio metto la mia shape di colore rosso, esatto, facciamo tipo una roba del genere. Vedete, se io metto un colore a caso, che non abbia un'intensità di luce che sia al 100%, va a creare delle sovrapposizioni tra una shape e l'altra. Qua che sono tutte sovrapposte tenderà a essere bianco, mentre qua che ce ne sono sempre di meno una sopra l'altra, all'altra tenderà a cambiare colore. Fondamentalmente potete pastrocchiare un po' con questa opzione qua per dare effetti visivi diversi. Però fondamentalmente quello che ci interessa a noi è questo qua, compositing in back o compositing in front, che ci permette di mantenere il colore della nostra shape principale. Ora manteniamo compositing in back, diamo un colore alla nostra shape, ad esempio di magentino, tipo questo. E ora praticamente abbiamo il motion blur della nostra shape. Fondamentalmente però cosa vi voglio far vedere adesso? Che questo motion blur andrà a modificarsi tramite diversi livelli. Cioè, quello che voglio fare io è innanzitutto avere la shape principale bianca. Perciò, per avere la shape principale bianca, cos'è che faccio? Vado a duplicare questo livello, perciò lo seleziono, premo Command-D o Control-D e vado a togliere l'effetto eco. Prima cosa. Seconda cosa, gli vado a mettere un colore bianco. Il mio motion blur ora è colorato. Ora, cosa posso fare per arricchire questa cosa? Innanzitutto, non voglio assolutamente vedere questa linea. Perciò le opzioni sono due. Posso o aumentare o diminuire il tempo di distanza tra una copia e l'altra rendendolo sempre più basso, però ovviamente questo andrà a pesare sul progetto perché più stringiamo il tempo tra una e l'altra più dovremo aumentare le copie per rendere la nostra shape lunga quanto vogliamo. Perciò la cosa più semplice da fare in questo caso è andare, per amalgamare tutto, è andare ad aggiungere un effetto che si chiama Fast Box Blur o un Gaussian Blur, quello che preferite, sopra la nostra shape che ha l'effetto eco. Zoomiamo un attimo e andiamo a aumentare il valore del box blur in modo da creare, ok, una sfumatura tra una e l'altra. Fondamentalmente quello che facciamo è andare a blurrare la nostra shape con l'eco e andiamo, diciamo, ad amalgamare il passaggio che c'era tra una shape duplicata e l'altra. Perciò ora abbiamo un motion blur molto più omogeneo. Dopodiché quello che possiamo fare per arricchire ancora è andare a mettere più colori, cioè duplichiamo la nostra shape che è il motion blur, che è questa qua. Premiamo Command o Control D. In questo momento questi due livelli sono esattamente identici. Quello che voglio fare però è andare a creare un colore in più, perciò questa sfera sotto, scusate, questa sfera in mezzo, gli vado a dare un colore di, ad esempio, blu. Ok? E ora abbiamo una shape viola con motion blur e una shape blu con motion blur. Fondamentalmente quello che voglio fare è andare ad allungare la shape viola in modo da avere due colori. Perciò per aumentare la shape viola cosa faccio? Devo andare a giocare un po' con questi valori. Posso o modificare un po' leggermente qua il decay in modo da averlo un po' più alto di quello precedente, in modo da avere il viola che dura un po' di più. E posso andare, ad esempio, a mettere in add il motion blur blu. Forse però blu con viola non è il top. Proviamo al posto del blu a mettere un... Vediamo un po'.
Ecco, se possiamo giocare un po' con i colori e vedere il risultato. Diciamo che con l'ADD riusciamo ad amalgamare un po' meglio tutto. Possiamo utilizzare diciamo, un arancione, però non mettiamolo in ADD, lasciamolo così, normal. Quindi abbiamo un arancione qui e qua sotto al posto del magenta potremmo utilizzare un ciano. Ecco. In questo modo abbiamo il nostro motion blur colorato. Ora, ovviamente, questo procedimento possiamo applicarlo a praticamente qualsiasi tipo di livello. Infatti, se andiamo un attimo in questa composizione qua che ho creato, dove abbiamo questa animazione, ora andiamo ad applicare la stessa cosa a questi livelli qua e vediamo cosa succede. Innanzitutto cambiamo di colore in modo da distinguerli. Questo lo facciamo, di nuovo facciamo verde, il testo lo facciamo giallo e la sfera la lasciamo blu. Ora, come abbiamo visto qua, ci serviranno tre copie per ogni livello. Perciò selezioniamo tutti e tre i livelli e premiamo Command D o Control D due volte in modo da duplicarli tutti. Così abbiamo tre copie di ogni livello. Ora, ritorniamo qua nella composizione che abbiamo creato prima come esempio e vi ricordo che il primo livello non ha nessun effetto applicato, è semplicemente la sfera bianca. Il secondo livello ha un effetto di eco e un fast box blur. E il terzo livello uguale. L'unica differenza è che questi due livelli hanno dei colori diversi. Questo qua in fondo è ciano, questo qua in mezzo è arancione. Perciò selezioniamo i nostri due effetti, eco e fast box blur del secondo livello. Li copiamo premendo Command C o Ctrl C. Torniamo nell'altra composizione e andiamo ad applicarli a tutti i secondi livelli di ogni elemento. Perciò prendiamo il secondo livello della stella, prendiamo il secondo livello del testo e prendiamo il secondo livello della sfera e incolliamo premendo Command V. E abbiamo il nostro primo motion blur. Ora, cos'è che non va? Innanzitutto il colore, perché noi abbiamo detto che vogliamo su questa shape un colore arancione. Perciò selezioniamo questo colore qua, ci copiamo il valore di colore, il codice di colore che abbiamo qui, andiamo di qua e lo andiamo ad applicare a ogni shape, perciò alla stella questa qua, la seconda, incolliamo il colore arancione, sul testo dobbiamo andare qua sul pannello character e modificare questo colore e sulla sfera andiamo qua su fill, incolliamo il valore di colore. E siamo a posto. Ma andiamo in play e vediamo cosa succede. Ora, cosa notiamo? Notiamo che essendo questi movimenti con una velocità differente rispetto alla sfera che avevamo fatto nell'altra composizione, c'è qualcosina da aggiustare. Partiamo dal testo. Ad esempio, il testo qua, come vedete, essendo molto veloce, a questo punto crea molta distanza tra una copia e l'altra. Perciò quello che dobbiamo fare cos'è? Andiamo a selezionare il livello che fa l'eco del testo, quindi questo livello qua, livello 5. E andiamo a abbassare il tempo tra una copia e l'altra. Perciò al posto di 0,01 mettiamo 0,05. E vedete che lo spazio tra una copia e l'altra si restringe sempre di più. Forse ancora troppo, facciamo 0,002. E ora direi che è molto meglio. Oh, yes. Facciamo la stessa cosa anche con la sfera, vediamo che qua crea molto distacco tra una copia e l'altra, perciò prendiamo il secondo livello della sfera e anche qui andiamo a abbassare i valori a 0,05, ad esempio, forse ancora di meno, 0,2, ok. Mentre invece la stella, avendo un movimento un po' più lento rispetto a questi due elementi, funziona comunque bene, senza bisogno di modifiche. Ora abbiamo il primo motion blur arancione. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a mettere il secondo motion blur, quello azzurrino. Per farlo, innanzitutto andiamo a cambiare i colori degli ultimi livelli, sia della stella che del testo che della sfera, mettendo il colore che vogliamo. Perciò questo ciano qui. Selezioniamo il colore, copiamo il codice, Command C, usciamo da qua e torniamo nella nostra composizione, qua. Prendiamo la stella.
cambiamo il colore, ovviamente sotto tutte le altre perciò non si vedrà, ma si vedrà quando andremo a mettere il motion blur. Al testo lo cambiamo qua e alla sfera lo cambiamo qua. Ok, ho copiato il codice esadecimale su tutti i livelli, perciò ora gli ultimi livelli di ogni elemento sono ciani, come vedete. Ora quello che faccio è andare a copiare gli effetti di Echo e Fastbox Blur che abbiamo sulla terza shape di questa composizione. Li seleziono, premo Command C e li vado a incollare su questi tre livelli. E ovviamente anche qui dovrò andare a mettere a posto, come ho fatto prima, il valore di Echo Time. Perciò fermiamoci ad esempio qui un secondo. Sul testo andiamo a mettere un Echo Time. Sul terzo livello di testo, quindi quello che fa l'eco ciano di 0,02, lo stesso che abbiamo messo in quello prima, sì. Stessa cosa con la nostra sfera, se qui avevamo messo 0,02, qua mettiamo sempre 0,02. Allè. E ora abbiamo il nostro motion blur colorato su tutti i livelli. Bene ragazzi, il video finisce qua. Come avete visto è veramente semplice creare un motion blur colorato. L'unica palla è che dovete un po' adattare i valori in base alla velocità della vostra animazione, in base a quello a cui andrete ad applicare il motion blur. E in realtà però come avete visto appunto l'effetto è molto semplice e spero che abbiate capito tutto, che sia stato tutto chiaro. Se così non fosse, mi raccomando, scrivetemi nei commenti o all'interno della community, vi ricordo che il link per accedere gratuitamente è in descrizione. Mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao a tutti! Mi chiamo Gabriele Montinaro, sono un motion graphic designer. Nel 2016 ho aperto After Effects per la prima volta e da quel momento non ho più smesso di fare animazione. In questo canale vi racconto quello che ho imparato e quello che continuo a imparare in questi anni come motion designer freelance.